Sì, questa è abbastanza lunga, per cui direi che parto, ma poi la faccio prevalentemente lunedì, ma intanto vi introduco alcuni temi. Questa è la griglia che noi trattiamo. Vedete la direzione del moto? C'è un fiume che viene dall'alto e va verso il basso. Una traversa, cioè che è un'opera che è una sezione come quelle che abbiamo visto poc'anzi. Qui è posta però nel corpo della traversa in alto. Adesso forse non, questo disegno, questa pianta non rende sufficientemente l'idea, c'è cioè una griglia trasversale. Questa griglia normalmente è anche posta sulla soglia della traversa, cioè in cima, ed è inclinata all'incirca normalmente di 18 gradi. Sotto la griglia che cosa c'è? C'è un canale che viene chiamato trappola, perché questa trappola cattura l'acqua che proviene dal fiume. Cioè, il fiume procede così tranquillo, tra che si trova la griglia, cade dentro la griglia e va a finire nella trappola. La trappola ha anche in parte una funzione di catturare magari la ghiaia più grossa. Dopodiché c'è un insabbiatore, se vi ricordate la sequenza prima è sghiaiatore, insabbiatore, poi l'adduttore all'utilizzo. Eccole qua con tutti i nomi giusti. Allora, questa è gli spuntoni sotto della traversa, si chiamano faglioni. Sopra abbiamo la soglia, il petto e la parte della traversa che impatta con la direzione del moto, si chiama petto. Quella parte verso il petto viene poi completamente riempita dai sedimenti. Oltre alla soglia abbiamo la scarpa e poi la controscarpa, e tutto questo va a formare la platea, che è il luogo in cui si dissipa l'energia cinetica in eccesso del nostro sistema. Tutta in calcestruzzo questa casa. Qui non è disegnata la griglia, ma la griglia si pone qui a livello della soglia ed è leggermente. E qui dentro, quindi, c'è, quando vogliamo fare un prelievo, un canale. Eccola qui in azione. Qui l'azione è, diciamo, qui la traversa è stata abbassata a sinistra, come vedete non c'è sedimento, ma questo è un caso estremamente fortunato, non è il caso in cui si lavora per esempio in un torrente alpino, perché c'è talmente tanto sedimento in un terreno alpino che una cosa di questo tipo avrebbe un po' di problemi. L'acqua si muove, come vedete, il profilo, poi forma il risalto sulla destra e così via. Perché ci sono i taglioni? Ho detto che c'è un motivo in realtà di stabilità strutturale, ma ci sono anche dei motivi. La stabilità strutturale è accompagnata anche dei motivi idraulici. Noi accumuliamo un certo carico di acqua sulla sinistra. Quanto grande? Beh, alto come il livello dell'acqua che c'è sulla sinistra. Questo carico si riflette dove? Sulla falda che sta sotto il livello del letto del torrente, del fiume. Noi questo non lo pensiamo mai, ma il letto del fiume non è una cosa impermeabile, è un materiale filtrante, sotto di solito c'è magari della sabbia e prima di arrivare a una roccia impermeabile solida magari passano anche una decina di metri. Allora, cosa succede? Io a sinistra metto un carico molto grande, man mano crescente, che può essere anche di parecchi metri, sopra la mia sabbia. E si viene a verificare quello che vi ho detto all'inizio commentando la legge di Darcy: se noi non stiamo attenti,
in alcuni punti, cioè, beh, queste che voi vedete tracciate qui sono i tubi di flusso. Le linee equipotenziali sono queste. Supponiamo che non ci siano i taglioni. Qui, senza i taglioni, diciamo, devo dissipare il carico idraulico, che è la differenza tra il carico di valle e il carico di monte. Il carico di valle e il carico di monte, scusate, è il contrario. La differenza di carico la devo dissipare sul terreno. Se non ci sono i taglioni, questa differenza di carico la devo dissipare su un percorso più corto. Perché praticamente, se osservate le linee equipotenziali mi vanno a costituire una specie di coordinata lungo il moto. Se la linea di flusso è corta, lo stesso carico lo dissipo su un percorso più corto. Questo fa sì che per unità di lunghezza io abbia un certo carico da dissipare. Potrebbe essere che il materiale, per esempio se è un materiale sciolto, non sia così capace di resistere ai carichi e quindi possa, per esempio, generare quei fenomeni, per esempio, di sifonamento, di rottura di ebollizione del materiale e scalzare poi l'opera. Allora il taglione ha anche il compito di allungare i tubi di flusso e quindi di diminuire il gradiente del carico idraulico. Eccola qua, la nostra traversa con la trappola, quindi con il buco che contiene l'acqua e la griglia su un orizzontale. Sopra il profilo di rigurgito, vabbè, questo l'ho detto 100 volte, quello che avviene visto in laboratorio è questo. Le linee di corrente, che qui sono rappresentate con una luce su una griglia, come vedete vengono deviate all'interno della griglia, una parte di acqua viene tirata via. Vedete sopra la superficie libera che viene a diminuire e poi in realtà anche ritorna verso l'alto. Come facciamo? Uno del primo problema è capire come facciamo a calcolare, ad esempio, la larghezza di questa griglia. E il problema è abbastanza interessante. Adesso vediamo questo e poi impostiamo le cose. Beh, quella che noi usiamo è l'equazione dell'energia. L'equazione dell'energia, e noi diciamo che la variazione di energia lungo quest'asse X è uguale a che cosa? Più J più la dissipazione è uguale a zero, oppure la variazione di energia è uguale a meno J. Qui l'energia che cos'è? Non è altro, l'energia la esprimiamo di solito in modo come carico idraulico, in questo caso H più un quadro su 2G più le eventuali pressioni che vengono caricate più Z, anzi un quadro più 2G più Z, dove Z è la pendenza del fondo e H è il tirante che si viene a generare. Questa è l'energia potenziale dell'acqua, questa è l'energia potenziale, è di solito spaccata in due termini. Uno relativo al fondo, qual è l'energia potenziale di un volume di acqua unitario che si trova sul fondo del mio canale. L'altra è l'energia potenziale dell'acqua che invece si trova sulla superficie del mio canale H, relativa al fondo. Perché di solito faccio questa divisione? C'è una ragione, diciamo, interessante. La ragione interessante è che in genere in questo tipo di fenomeni che cosa si pensa? Se io ho, cioè, l'acqua di un fiume, per esempio, quanto è veloce un fiume in montagna? Non so, tirate una, non so, 50 metri al secondo, un metro al secondo, diciamo in piena potrebbe essere 3 metri al secondo. Quanto è veloce l'acqua di un fiume in pianura? La stessa velocità, più o meno, un po' di più, 4-5 metri al secondo, in piena.
Questo cosa significa? Se l'acqua da monte verso valle non accelera e c'è la forza di gravità che la tira giù, significa che tutta l'energia potenziale è dissipata. Cioè in cima, quando sono in alto, ho una certa energia potenziale più una certa energia cinetica. L'energia cinetica è legata alla velocità, no? Se giù ho la stessa velocità vuol dire che sotto e sotto ho la stessa energia cinetica. Tutta l'energia che potenziale che avevo quando l'acqua arriva in fondo se n'è andata, dissipata. Allora, se ho dissipato tutta l'energia cinetica, a me in questo tipo di fenomeni, in questo tipo di studi, in prima approssimazione non mi interessa tanto l'energia potenziale totale, ma l'energia potenziale che ho rispetto al fondo, perché quella lì è quella che non viene dissipata e che quindi si trasforma o si ritrasforma in energia cinetica. Quella del fondo, in prima approssimazione, dico si consuma tutta. E quindi proprio per questo la separo in queste due quantità. Allora la mia equazione, la legge di conservazione dell'energia, visto che il problema è unidimensionale, diventa meno J, che è la dissipazione, è uguale che cosa? dz su dx. dz su z abbiamo detto è l'energia potenziale del fondo, però è anche la coordinata del fondo. dz su dx quindi è la pendenza del fondo, meno la pendenza del fondo. Dopo questo lo vado a scrivere sopra. Poi ho dh su dx, che è il secondo termine, e poi ho d su dx di q quadro diviso 2g a quadro. Q quadro diviso a quadro, dove a quadro è la sezione del moto, non è altro che la velocità. Perché poi in questo tipo di problemi non è che misuro la velocità, misuro la portata e conosco la sezione del moto. Ora, quello che vado a descrivere è questa equazione. Dico questo, sì, in particolare i primi due termini rimangono come sono. D su dx di q quadro sarà uguale a che cosa? Sarà uguale alla variazione della portata lungo x. Quindi 2q per tutto quello che rimane per dq su dx. Ok, e compare una alla quarta. Per la derivata della sezione del moto, perché per esempio io posso introdurre restringimenti o altre cose, e allora posso variare. Quindi mi compare questo secondo termine. Dopodiché sono tutti passaggi algebrici facili. Ho sostituito dz su dx meno i con f, vi ho detto che dz su dx è meno la pendenza del fondo. Qua poi faccio l'ipotesi che dA su dx lo posso pensare come dA su dh, dove h è il tirante. Qua la mia sezione, che cosa è funzione? La mia funzione sarà sezione del tirante, per esempio. Beh, è funzione del profilo dell'alveo, ma è funzione del tirante che si viene a creare. Quindi metto dA su dx per dh su dx e la riscrivo in questo modo qua. Se la sezione è rettangolare, A che cos'è? D, la larghezza della sezione, per H che è il tirante, quindi dA su dH è D. Allora a questo punto faccio le mie sostituzioni e ottengo quella che si chiama equazione dei profili, dove dh su dx è uguale a i con f, che è la pendenza del fondo, meno j, che è la dissipazione. J la calcolo con l'aula del slitle, tanto per spiegarsi. Poi c'è un termine q diviso gA quadrato dq su dx, che è legato alla variazione di portata. L'energia qui mi varia perché c'ho una variazione di portata e comunque questa diventa un'equazione per il tirante, H è il tirante dell'acqua. Al denominatore compare questo termine 1 meno questa parte G a quadro H con Q quadro al denominatore, che andando a me farsi i calcoli è il numero di Froude.
Quindi quella che vedete disegnata lì è l'equazione dei profili ed è l'equazione da cui poi noi partiamo per fare delle ulteriori considerazioni. Fare delle ulteriori considerazioni sulla dimensione della griglia con una sorpresa finale, tra l'altro, dentro l'uovo di Pasqua di tutti questi calcoli c'è una sorpresa di natura costruttiva. Ma questo lo facciamo lunedì, anche perché ho visto Niccolò vagare fuori qua.